Lo Spirito Santo è un fiume di vita. Lo Spirito Santo è paragonato a fiumi di acqua viva ed è in grado di rigenerare il cuore dell'uomo, di dissettare l'anima dell'uomo. Lo Spirito Santo ci lava, ma tu devi lasciarti afferrare da Gesù, non scappare da Gesù. Lasciati prendere da Lui, lasciati convertire, lasciati illuminare. Non sii orgoglioso, non sii incredulo, non devi più essere incredulo. Alleluia! Predichiamo il messaggio della salvezza, perché l'Italia ha bisogno di conoscere la verità. Cari, è triste vedere quanta idolatria che c'è in questa nazione, quanti idoli, gente che pregano tutti gli idoli e si dimenticano del Dio vivente, gente che ancora oggi si inginocchia davanti alle statue, baciano gli anelli degli uomini, dei preti, si inginocchiano davanti alle Madonne, davanti alle statue di Padre Pio. Sai cos'è questo? Idolatria, secondo la Bibbia è idolatria, è un peccato che porta alla perdizione, perché Dio è spirito. Oh alleluia, Dio è eterno, Dio è santo, Dio è giusto, Dio è fedele, vivente. Dio non è una statua, Dio non si trova nelle statue, negli idoli. Dio si trova nella verità della Bibbia, nella verità del Vangelo, cari. Dio si trova nella conoscenza della verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, perché il nostro Dio è potente a liberare. Il nostro Dio ancora oggi interviene per riscattare i perduti, come Lui l'ha salvato a me, che vivevo in una vita miserabile, nel buio, nel vuoto. Mi mettevo solo una bella maschera davanti agli amici, andavo in pub a bere, ma poi avevo un grande vuoto, ero schiavo dei miei vizi, ero schiavo dei miei peccati, ero schiavo del maligno, del tentatore. Perché ti voglio dire, caro amico, se tu non credi in Cristo, se tu non stai seguendo la via di Cristo, la via del Signore, se tu non stai seguendo la retta via, l'unica via, se tu non stai camminando nella via del Signore, il tentatore, il maligno, il diavolo ti sta trascinando nel buio, non te ne accorgi, non te ne accorgi, vivi solo nell'apparenza, ti metti solo delle maschere, sorridi davanti agli amici, davanti alle ragazze per farti vedere che stai bene, ma non è vero. Perché dentro di te hai una confusione, hai un vuoto, un'insoddisfazione, una mancanza di felicità, di pace. Questo mondo è come girare in un deserto, questo mondo è come girare in un vortice, in un vuoto, senza Dio. E alla fine questo mondo, se tu non crederai nel Signore, ascolta, io devo dire la verità, se tu non crederai nel Signore, carissimo, se tu non crederai in Cristo, alla fine questo mondo ti porterà alla morte eterna, alla distruzione eterna, ti porterà all'inferno. La parola di Dio ci insegna questo, cari, che la via larga, la via larga, la via del mondo, la via che molti stanno seguendo, la via che ti porta dietro la corrente di questo mondo, all'incredulità, alla ribellione, all'indifferenza nei confronti del Signore. Questa via ti porta alla rovina, la via larga, caro. Non camminare più nella via larga. Non camminare più nel buio, non essere più incredulo.
Sembra che io sto predicando al vuoto, al vento. Sembra che nessuno ascolti, ma non è così. Io so che c'è qualcuno che sta ascoltando. Forse fai finta di niente perché ti vergogni davanti ai tuoi amici, ma io so che la tua anima è attratta dalla parola di Dio, perché è la verità. E questo mi spinge a predicare. Dio non permette che io mi scoraggi, anche se qualcuno mi offende, mi critica, dicono che sono pazzo, ma io non sono pazzo. Dico parole di verità, parole di saggezza, parole che sono luce per l'anima, le parole di Dio. Oh gloria, perché il Signore ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Io voglio leggerti qualche versetto della parola del Signore questa sera. Ascolta con un cuore aperto. Se oggi ascolti la sua voce, se oggi tramite questa predicazione riconosci la voce di Dio, il richiamo dello Spirito, non indurire il tuo cuore, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Il domani non è garantito per nessuno di noi. Io voglio dare questo esempio per me. Io non so se domani mi alzerò dal letto, cari. Io non so se domani respirerò ancora. Io non so se domani avrò un'occasione di vedere il giorno. Io non so cosa succederà domani, ma quello che io so, che oggi io credo in Cristo. Non so domani cosa sarà, ma oggi io credo. E tramite Cristo ho la fede, la vita eterna, la salvezza, la sicurezza, che qualunque cosa mi succeda, io vado con Cristo, vado nel regno di Cristo, vado nel regno di Dio, nel regno dei cieli.